Il mercato del contadino torna all'iniziativa di SGR per promuovere i prodotti locali e soprattutto a chilometro zero. Sì, il mercato del contadino nasce nell'ambito del percorso di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile che il gruppo Società Gas Rimini ha intrapreso già da alcuni anni. È un modo per regalare alla collettività i nostri spazi, diciamo nel nostro giardino, nel nostro porticato, ospitiamo i produttori della nostra zona, della nostra provincia, che portano i loro prodotti a chilometro zero. Ed è un modo anche per creare un momento di convivialità per i nostri dipendenti, in particolar modo per gli studenti. Noi nel nostro centro congressi ospitiamo la facoltà di medicina del polo qui di Rimini, quindi abbiamo sempre 300-400 ragazzi tutti i giorni, e anche per le persone anziane che vivono nel nostro quartiere e che farebbero fatica a raggiungere i produttori in luoghi più lontani. Questa è la terza edizione, il numero dei produttori è anche aumentato. Sì, è aumentato perché si sono aggiunti 3 o 4 produttori con l'olio, il miele, stiamo spaziando un po' tutti i prodotti e abbiamo in mente anche una novità per l'edizione autunnale. L'importante però è iniziare fin da piccoli e per questo avete iniziato proprio un progetto legato alla scuola. Sì, noi abbiamo iniziato il progetto che è dedicato alla scuola primaria, addirittura anche a una materna, abbiamo avuto l'ultimo anno di una scuola materna, è un percorso didattico in più step, praticamente abbiamo un insegnante che li accoglie, gli parla un po' un attimo di tutto quello che è l'alimentazione, come cosa si deve mangiare, quali sono i prodotti stagionali. Quale parte della pianta contiene i semi? Pronti? Chi risponde? Frutto. Ma bravissimi! La squadra dei bimbi! Poi li fa giocare perché sono bimbi e poi li facciamo fare una merenda esclusivamente con i prodotti appunto del nostro territorio, pane, marmellata, come erano le merende dei vecchi tempi. E poi con una sportina che gli regaliamo li mandiamo tutti i bimbi in mezzo proprio ai produttori, dove possono fare domande e quindi avere le risposte su tutte le loro curiosità. È un progetto dunque che si sta arricchendo e sta crescendo di mano in mano. Sì, cerchiamo appunto di mantenerlo vivo e di farlo crescere di stagione in stagione. La richiesta c'è, abbiamo già anche per l'autunno prenotazione di parecchie scuole e quindi questo ci stimola a continuarlo e farlo sempre meglio. Come mai avete deciso di aderire a questo progetto? Allora, su internet, navigando, avevo visto di questo mercato del contadino, anche perché la scuola è Gemma, io sono di Rimini, quindi sapevo che c'era questa iniziativa molto bella e positiva. Poi una mamma di una delle nostre quarte lavora per l'SGR, allora lei ci ha dato informazioni più dettagliate, abbiamo chiesto come poter partecipare, anche perché con la maestra di scienze già abbiamo l'orto a scuola, i bambini sono molto sensibili a questo tema dell'alimentazione, abbiamo anche partecipato ad altri corsi e progetti inerenti all'alimentazione, a loro piaceva molto e poi secondo me l'iniziativa è molto bella, è molto divertente e visto che siamo di Giamarina e qui vicino abbiamo voluto in qualche modo partecipare e siamo stati anche molto colpiti positivamente. Quindi anche i bambini hanno partecipato con piacere, con gioia.
Moltissimo, infatti li vediamo che si divertono molto, e poi soprattutto molto interessati e coinvolti. Era un po' che l'aspettavano, ci hanno chiesto informazioni, erano molto molto partecipi. Spesso i bambini non sanno da dove viene quello che mangiano. Ma i nostri bambini sono abbastanza al corrente di quello che mangiano, perché noi partecipiamo a vari progetti con la scuola sull'alimentazione, e loro hanno partecipato a questo progetto con molto entusiasmo e vedo che sono belli presi. Poi parecchi hanno l'orticello, facciamo un altro progetto con l'orticello a scuola e quindi sono abbastanza preparati sotto questo aspetto. Questo progetto ha varie fasi, unisce la didattica al gioco e poi proprio con la borsa andranno a fare la spesa nel mercatino. Sì, speriamo, sarebbe una bella iniziativa farli vedere. E tanto sicuramente sono abituati, perché parecchi i nonni proprio partecipano a questi progetti anche loro, con la coltivazione di ortaggi, di frutta. Abbiamo un giorno alla settimana la merenda frutta a scuola e quindi poi pomeriggio con la mensa che abbiamo, perché noi abbiamo la nostra classe fa il tempo pieno, quindi si ferma anche il pomeriggio a scuola e di solito la merenda viene fatta con la frutta. Non è difficile abituarli a un'alimentazione sana? No, sono abbastanza partecipi. Avvicinare i clienti al prodotto locale di stagione, soprattutto è importante avere un punto vendita come questo fornito da SGR. Certo, noi dobbiamo ringraziare la Società del Gas che ci ha fornito questa vetrina per farci conoscere a tutti i cittadini di questa zona, questo quartiere di Rimini, che da quello che abbiamo potuto vedere sia dall'anno scorso a quest'anno sono soddisfatti e si recano al mercatino piacevolmente, hanno all'incontro con noi produttori una cosa che cercano, che è un po' un ritorno all'antico, come quando si andava nelle vecchie botteghe, la chiacchierata, le donnine, le signore anziane che la mattina vengono con la bicicletta, adesso col troller magari si sono un po' modernizzate, vengono, fanno la loro chiacchierata, ci raccontano un po', qualcuna ci racconta un po' la sua vita, insomma siamo un appuntamento fisso, diciamo, piacevole per quello che riguarda sia la spesa sia anche l'incontro proprio con noi. Cerchiamo di far conoscere i nostri prodotti, siamo tutti produttori qui della provincia di Rimini, produttori a chilometro zero, noi nel nostro caso commercializziamo carne, animali che alleviamo nell'azienda, vengono alimentati con i cereali che produciamo noi in azienda, cerchiamo di farci conoscere, è chiaro che i canali sono quelli diretti del pubblico, il passaparola è la nostra prima pubblicità. Noi siamo qui col prodotto vino, quanto l'azienda ormai ha scelto di fare un'unica produzione, è importante avvicinare il consumatore direttamente al produttore, un po' per accorciare la filiera, ma soprattutto per fare conoscere le stagionalità, il prodotto di stagione che molto spesso viene dimenticato. Quindi comprare la cosa giusta nel periodo giusto? Comprare la cosa giusta nel periodo giusto direttamente dal produttore per accorciare, come ripeto, la filiera, per evitare passaggi supplementari, e è una garanzia di freschezza e di risparmio. E i clienti capiscono questo passaggio? Il cliente molto spesso no, viene per risparmiare, però qualcuno capisce che la cosa acquistata direttamente dal produttore è sicuramente più genuina e più fresca. È importante avere un punto come questo, uno spazio destinato proprio a questa vendita? Dovrebbe essere effettuato in ogni comune, in ogni frazione, un vero mercato di veri produttori, perché molto spesso si nascondono fra i produttori dei commercianti. Per carità di Dio, devono stare al mondo anche loro, ma molto spesso non hanno il prodotto che abbiamo noi. Grazie a SGR che ci ha dato questa opportunità di poter usufruire di questo location per esporre i nostri prodotti. Abbiamo, diciamo, una visibilità in più di questo, adesso nel mio caso dell'olio, ma come tanti altri prodotti.